Open da Spa-Francorchamps. Per il quarto round della stagione 2019 si entra ufficialmente nel secondo terzo del campionato con Marino Sato, che dalla pole tiene la leadership in curva 1 e fugge via, scappa con Yuki Tsunoda che cerca di mantenere il secondo posto alle sue spalle, con Lucas Tanner che è salito in quinta piazza invece si perde per i campi e deve rientrare con una ruota bucata, e Team RP che ritorna andando per Prati, campione delle ultime stagioni. Qui invece Lundqvist che cerca di recuperare posizioni con Andrade e Whitechair, che sono le new entry di questa corsa. Jack Doohan che riesce ad avere la meglio su Christian Hahn, autore comunque di una delle migliori gare della sua carriera. Billy Monger che torna in lotta per i punti assoluti in classifica dopo Poe, avendo la meglio su Guilhem Samaia, brasiliano di casa Theo Martin, che chiude a ridosso della zona punti il sorpasso che porta Hansen davanti a Tappei Natori, giapponese che ha gradualmente perso terreno durante la gara. Il testacoda finale di Andrade che tuttavia non porta nessun tipo di variazione al regolare svolgimento della corsa, così come nulla può fermare la marcia trionfale di Marino Sato, che conquista la terza vittoria della stagione, il secondo Grand Slam, ovvero pole, vittoria, giro veloce e gara in testa dall'inizio alla fine, portandosi sul podio Yuki Tsunoda e Liam Lawson, col giapponese di casa Red Bull secondo assoluto, che è anche il vincitore della classifica rookie.